Are you ready? No! I said, are you ready? Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo video. Finalmente ci sono anche io dopo un po' di tempo, perché ho un problema con il mio computer che mi fa montare i video e ne caricarli su YouTube, e finché non riusciamo a risolverlo non caricherò video, diciamo, da solo o dal mio computer. Appunto, oggi siamo qui per recensire un'applicazione disponibile da abbastanza un pochino di tempo su App Store. L'applicazione in questione è Sambot, è un'applicazione per fare i riassunti, che c'era già un'altra applicazione per fare i riassunti su App Store, una cosa qua è fatta davvero molto bene. Al costo di 39 centesimi penso che sia molto abbordabile come prezzo. Non l'abbiamo comprata perché ci viene utile per la scuola. Appunto, l'applicazione è strutturata così, abbiamo tre tab, uno che inserendo un link ci farà il riassunto del link, uno che inserendo il testo o incollandolo o scrivendolo noi ci farà il riassunto di quello che scriveremo, e uno per salvare i nostri post. Appunto, se andiamo noi a provare un link, non l'abbiamo già preso, è l'Apple su Wikipedia. Aspettiamo una conversione più o meno su Sumarize, ce l'avrà fatta in poche righe. Appunto, potete vedere, è stata messa in modo bene, quindi non ci sono errori tipo col traduttore. Ovviamente è aggiornata la pagina disponibile sul sito, quindi non abbiamo informazioni su iOS 7 tante in questo momento. Comunque poi da qui potremmo salvare il post e andarlo a riprendere da qui. Adesso proveremo a incollare del testo, quindi andiamo con la nostra pagina, appunto questa qua in questione, e proveremo a riassumere del testo. Copiamo. Se ci riesco. Almeno prendo un attimo un po', va bene così. A questo punto andiamo su Sambot. Inseriamo un titolo, per esempio Apple, e incolliamo il testo su Marise, e ci farà il riassunto di quello che abbiamo scritto. Infatti, cioè, è tipo quello di qui. Ecco, appunto, lo elenca sempre in punti, anche questo potremo salvarlo e andarcelo a rileggere qui. Quindi il video finisce qua, è stato un video un po' breve, e quindi bella a tutti e ci vediamo al prossimo video. Bella.